esattamente 60 anni fa veniva pubblicato il romanzo della giovanissima scrittrice Dacia Maraini, L'età del malessere, che racconta il disorientamento di un adolescente, la presa di coscienza della consapevolezza di scelta. È il miglior modo per omaggiare tutte le donne che hanno avuto finalmente il coraggio di uscire da una relazione pericolosa. Sentivo a momenti il suo sguardo fisso su di me, come un aculeo. Mi accompagnò alla porta, mi strinsi la mano e presi a scendere le scale. A metà rampa mi raggiunse precipitoso, scalzo e spettinato. Non te ne andare, torna. Continuai a scendere. Torna, ti prego, non posso. Farò quello che vorrai, non ti forzerò a fare all'amore. Ti parlerò soltanto, ho tante cose da dirti. Scesi gli ultimi gradini scuotendo la testa cocciutamente. Prima di uscire mi voltai e lo vidi seduto a metà rampa con la testa fra le mani. Addio, gli dissi. Non sollevò il capo, non rispose. Aveva cominciato a piovere, ma erano gocce rade e tiepide, si schiacciavano una lontana dall'altra sulle pietre del marciapiede. L'estate è vicina, pensai, e presto comincerà per me una nuova vita. Ma intanto dovevo rassegnarmi alla villa. E il giorno dopo mi sarei alzata all'alba per andare a cercare un nuovo impiego.